Finalmente una sede per l'associazione culturale. Sì, questa sede qui in Santa Maria, dove operiamo dal 2009, sono 14 anni che siamo presenti nel territorio. Ci occupiamo prettamente del nostro quartiere, quindi siamo un'associazione che promuove attività nel nostro quartiere qui in Santa Maria di Catanzaro. Abbiamo l'obiettivo quello di promuovere attività ai fini sociali, di promozione di intrattenimento anche musicale e non. Come associazione abbiamo organizzato vari tornei sportivi, abbiamo organizzato anche la festa qui a Santa Maria nel lontano 2011, abbiamo organizzato parecchie attività anche musicali ed prossimamente, insomma, stiamo pensando anche di ripromuovere l'attività sportiva qui in piazza Procopio. Abbiamo iniziato un percorso di attività di promozione sociale dove a breve termine abbiamo già autorizzato qui il banco alimentare, quindi saremo impegnati a soddisfare circa 14 famiglie per il momento. Consideriamo praticamente di rientrare sempre nel nostro settore, che è quello dell'intrattenimento e delle attività culturali. Cosa vi augurate per il futuro? Per il futuro ci auguriamo che il nostro quartiere torni a splendere, che si parli in maniera propositiva e non solo in maniera dispregiativa, che ci stiano vicino le istituzioni, perché lavorando in collaborazione possiamo ridare dignità a questo che è il territorio un pochino più degradato, cercando finalmente di poter riavere un po' di luce, un po' di sole anche qui da noi. È dal 2009 che opera sul territorio. Abbiamo deciso ultimamente a fare il salto di qualità, quindi da 4 soci che eravamo oggi siamo 12, non ci poniamo limiti e confini, ciò significa che possiamo anche andare ad operare altrove. Ci basiamo su 3 principi fondamentali, che sono la serietà, l'educazione e la trasparenza. E ci aggiungo anche l'educazione, che è tutto ciò che ci ha fatto convincere sempre di più per andare avanti, perché abbiamo raccolto risultati, un responso positivo da parte del quartiere, che io colgo l'occasione di ringraziare, perché comunque sia ha sempre risposto ogni qualvolta che abbiamo fatto qualcosa. Quali saranno le prossime attività che organizzerete? Avete già in programma qualcosa? Adesione del Banco Alimentare, che prenderà un certo impegno. Un'attività è pronta per il 23 o il 24 giugno, lo sport in piazza, che è già stata fatta l'anno scorso. Un augurio per questa associazione culturale. Che possa raggiungere dei risultati inaspettati e che riesca veramente ad aiutare chi ne ha bisogno.